Siamo qui a Salerno per Re Babà per celebrare quello che potrebbe essere nella pasticceria uno degli elementi più semplici in termini di pasta lievitata da presentare e invece poi in realtà da presentare il più difficile perché è facile in questo caso nella realizzazione sbagliare qualcosa. Quest'oggi a confronto tra l'altro i migliori pasticceri in quella che è un'autentica arte. Sì, ci sono 11 pasticcerie in gara per l'assegnazione del titolo del Re Babà, che è un titolo simbolico, nel senso che le qualità che si esprimono in queste aziende sono tutte altissime, con ricerca di materia prima, selezione di qualità, quindi parliamo di livello molto alto e sarà molto difficile dire chi è il Re Babà. La cosa interessante è che daremo un premio alla innovazione, perché la tradizione non vuol dire non avere criteri innovativi. Proprio perché avete scelto queste due categorie, da una parte la tradizione, gli elementi che debbono necessariamente caratterizzare questo prodotto, dall'altra un po' di creatività che nei maestri pasticceri non deve mai mancare. Ma tutti gli artigiani sono creativi, perché l'artigiano è sempre un pezzo unico della serie, è l'artigiano che adegua il proprio prodotto al cliente, non al mercato. Questa forse è la differenza sostanziale tra un artigiano e un industriale. L'industriale produce in serie, tutto uguale per tutti. L'artigiano, un abito sartoriale è un abito sartoriale perché è fatto su misura per te, che comprende anche tutti i tuoi difetti, chiaramente cerca di renderli meno evidenti. Manifestazione in una splendida cornice che è quella di Salerno, in una realtà che dal punto di vista turistico sta facendo lievitare a proposito di crescita i dati per quanto riguarda l'intera regione Campania, segnale positivo, Babà, tra l'altro simbolo anche della felicità, possiamo dire così, o dei momenti di gioia, no? Sì, la frase celebre che diciamo è "tu sinu babà", è nel nostro idioma campano sicuramente. Il babà è un prodotto internazionale, questo forse il grande pubblico non lo sa, nasce in effetti in Polonia, transita per la Francia, arriva nel Regno delle Due Sicilie, dove si alloca, trova il terreno ideale per profumi, sapori, colori. È chiaro che un prodotto fatto in una terra così ricca di colori, di sapore e di odori, è comunque un prodotto che ha un plus, qualcosa in più per galoppare le strade del mondo. Oggi chiaramente le nostre aziende sono anche molto proiettate a guardare all'estero, a capire dove può arrivare questo prodotto e fino a che punto è possibile assisterlo nella sua vita, perché lei sa che il babà ha un periodo di vita abbastanza breve. Qualcuno ha anche lavorato in innovazione su qualche macchinario per poter fare questo. Diciamo che siamo nella fase più bella, la Campania è colore, è tanta bellezza artistica, siamo in dei saloni che sono dei principi del Novecento, abbiamo scelto una sede, come dire, di alto pregio, proprio per questo, perché la nostra produzione artigianale, quella alimentare e quella di trasformazione è certamente una punta di bellezza e di tipicità. In ogni tavola abbiamo trovato in diversi momenti re diversi, possiamo dire così, per ogni territorio. Siamo passati dal panettone a Napoli, qui a Salerno invece è il babà, il protagonista, il re di questa splendida serata. Dicevamo, elemento anche magari semplice da realizzare, nella sua semplicità ci sono tutte le difficoltà e l'unicità di questo prodotto. Innanzitutto colgo l'occasione per salutarvi, ci stiamo rivedendo un po' più spesso ultimamente, anche perché la regione Campania è con nostro piacere che sta tirando fuori delle belle manifestazioni per valorizzare quali sono i nostri prodotti, sia della tradizione sia che la nostra terra ci offre. Quindi noi siamo sempre pronti a metterci in gioco. Niente, lei mi diceva la semplicità di questo dolce. Bene, quanto può sembrare dolce, perché dolce anche fatto in casa dalle massaie, dai semplici appassionati, ha delle sue un po' di difficoltà, ecco, dalla scelta della farina, dall'impasto, dall'aggiungere le uova man mano in termine, un gergo che usiamo noi, far incordire la pasta per renderla molto compatta ed elastica. Insomma, dei piccoli trucchetti, delle piccole cose che poi uno anche a casa più lo fa e più diventa padrone, insomma, della. Forse proprio per l'espressione, ma questa sera ci è venuto in mente per presentare questo servizio che il babà può essere nella pasticceria il simbolo, l'elemento della felicità, non so perché, basta solo pronunciarlo.
Ah, ma certo, ci sta una grande attrice partenopea a cuore, diciamo, nel nostro cuore di tutti, la Marisa Laurito, quando diceva il babà è una cosa seria, ma veramente è seria, perché strumentalizzare le cose che appartengono alla tradizione è sempre un'offesa verso un qualcosa o qualcuno che ha creato un prodotto che ancora oggi ha ragione di esistere, ha ragione di, quindi offenderlo questo prodotto assolutamente no. Noi siamo, come dico sempre, siamo pasticceri, il pasticcere in Campania ha il compito abbastanza anche difficile di portare avanti quello che è la tradizione. Anche in questo caso, accanto alla tradizione, però Re Babà ha deciso di premiare l'innovazione, la creatività, perché nella pasticceria c'è la maestria di quanti lavorano, di quanti sono artigiani, e c'è anche la creatività di chi sa innovare. Certo, l'innovazione poi alla fine è una parola anche semplice, pure se dicendola così può sembrare complessa, però ecco, noi non diciamo l'innovazione che il babà deve andare sulla luna, però abbinare sempre le eccellenze del nostro territorio e fare degli abbinamenti, degli accostamenti dal più semplice al più complesso. Un'innovazione può essere anche un babà inzuppato con un altro infuso oppure con un altro, non so, qualsiasi cosa, ma anche al salato, il babà si presta bene anche nel salato, quindi l'innovazione può essere anche questo, presentare un babà che rappresenti un antipasto, un entrée, quindi perché no? Siamo produttori di semi lavorati per pasticceria, maggiormente il nostro cavallo di battaglia è il babà, e ci siamo inventati questa macchinetta alle mie spalle per tenere sempre il babà pronto da servire, sempre in un infuso al rum, al limoncello o all'arancia. Come nasce però questa idea? Perché Nasce perché, abituati, come anche noi bagnavamo sempre il babà con le mani nella bagna, facevamo la bagna e dovevamo riscaldarla. Questo invece semplifica, è un progetto innovativo che semplifica la bagna del babà. Viene bagnato a freddo, non c'è bisogno di riscaldarla, è un infuso, non è una bagna, è un infuso che arriva già come infuso, non c'è da aggiungere né acqua né altro. È stato chiesto da qualche collega? No, è una mia invenzione proprio, è a bassa gradazione alcolica di 10 gradi. È stata una mia invenzione, come le ripeto, essendo produttore di babà, dico voglio facilitare un pochettino questo prodotto, voglio facilitare la bagna di questo prodotto. E questa macchina può essere posizionata in ristorante, non è tanto indicata per le pasticcerie, per i ristoranti, per i bar, per gli alberghi, che ovviamente il pasticcere, l'artigiano preferisce ancora bagnarselo a modo suo. Intanto rum, ma non solo, perché ho visto anche con l'olio. Poi abbiamo fatto sì un babà con olio di oliva, più alta digeribilità a lievitazione naturale. E quindi abbiamo sostituito il 70% della materia grassa con l'olio di extravergine di oliva. Insomma, la qualità c'è, l'ingegno non manca. Infatti, la qualità c'è. E noi con 40 anni di esperienza alle spalle, quindi oggi abbiamo avuto il brevetto internazionale di questo progetto nuovo di questa macchina. Raccontiamo anche il fuori onda, c'era l'emozione della prima intervista, ma potrebbe essere magari la mia l'emozione nel realizzare la prima volta questo prodotto, perché babà, prodotto estremamente semplice, nella semplicità c'è la complessità poi di questo prodotto, perché non tutti possono realizzarlo con questa maestria. Allora, la complessità del babà principalmente sta nella passione, nel fare le cose, soprattutto questo. Io da figlio d'arte ci sono nato dentro, e sono nato con mio padre che è nato come azienda che faceva il babà. Poi negli anni abbiamo avuto una piccola evoluzione, abbiamo punti vendita e mo ci ritroviamo a fare il babà, diciamo, ad altri clienti, che riusciamo a ricoprire un po' tutta l'Italia per quanto riguarda il babà. Una differenza rispetto agli altri, forse dicono che è buono, è proprio questa, l'ingrediente segreto è la passione, questo è solo questo. La passione che, partendo dalla Campania, arriva in tutta Italia. Intanto tutta Italia, sì, tutta Italia, riusciamo a coprire veramente tutta Italia con questi babà. Alcuni sotto altri nomi, anche se sono sempre i nostri, però
Allora, diciamo, questa sera la possibilità di assaggiare e di gustare anche in diversi gusti. Quali ritiene che siano gli elementi più semplici ma anche più importanti da abbinare al babà? La crema, il miele, quale degli elementi? Allora, noi abbiamo creato sia uno con l'albicocca, che sarebbe la pellecchiella del Vesuvio, la zona di somma vesuviano, con poi sopra la marmellata, invece di mettere la gelatina, la classica gelatina spray, abbiamo preso una marmellata fatta sempre con la pellecchiella e l'abbiamo gelatinato sopra come se fosse un classico babà. Altra, diciamo, possibilità di poter farcire il babà, poterlo assaggiare in queste ricorrenze, è quello di mettere la ricotta di pecora, quella che classicamente si fa la cassata, però senza aromatizzarla con cannella e vaniglia, in quanto il babà già di per sé nella bagna abbiamo sia vaniglia sia cannella come bagna. Quindi abbiamo preso semplicemente ricotta di pecora, zucchero e abbiamo farcito il babà. Altre varianti, che diciamo una cosa che sta sperimentando principalmente un caseificio della zona, diciamo nostra casertana, è quella del latte cotto di bufala, che non è una ricotta, lui non ama definirla ricotta, dice è un latte cotto di bufala, non si chiama ricotta di bufala ma si chiama latte cotto di bufala, che ha quasi lo stesso sapore della ricotta di bufala, ma è un latte, deriva direttamente dal latte, non dalla seconda scrematura per quanto riguarda il latte di bufala. Elemento che sarebbe abbinabile appunto a questa realizzazione dolciata? Sì, al babà, in questo caso al babà. Diciamo questa parte di questo babà negli ultimi 6-7 mesi stiamo lanciando verso la ristorazione, in quanto sia il latte cotto si abbina su alcuni piatti, sia si abbina bene come dolce che come dessert finale. Anche a Sarno, rappresentanza della pasticceria qui in questa manifestazione Re Babà. Babà, questa sera l'abbiamo scelto come elemento per rappresentare a tavola la felicità, forse perché sarà nella pronuncia, insomma, di questo splendido prodotto dolciario. Arriva dalla Polonia, ma è qui in Campania che possiamo dire ha trovato la sua culla. Sì, ha trovato la sua culla e noi siamo veramente degli ottimi genitori, tra virgolette, perché ne abbiamo fatto un tesoro del nostro patrimonio, diciamo. E stasera veramente mi sento onorato a partecipare a questa grande manifestazione, veramente una bellissima manifestazione che ci ha dato la possibilità di esprimerci sulle nostre passioni, le nostre qualità e gli ottimi prodotti che siamo in grado di utilizzare e di trasformare dalle materie prime a prodotti finiti per questo splendido pubblico che sta degustando. Io in questa sede ho preparato dei babà praticamente con crema pasticcera classica fatta con vaniglia del Madagascar, e molto splendida, e ho utilizzato della bagna con infuso di vaniglia Tahiti, praticamente è un rum giamaicano invecchiato ed è molto buono, e l'ho abbinato con un vinsante, e ho abbinato una crema, un pralinato alle mandorle con nocciole tostate dentro, quindi è molto splendido, e diciamo questo è un babà innovativo che ci permette di concorrere questa sera. Poi, cosa nel babà, anche quando lei lo gusta, che cosa la deve colpire di più? Allora, il babà, un ottimo babà deve essere presentabile sia all'aspetto visivo, che ti deve invogliare, e poi le esplosioni di vari aromi che ci stanno dentro, che si devono sentire e non devono sopraffare l'uno con l'altro. Quindi per me è l'eccellenza del babà è questo. L'equilibrio tra gli ingredienti. L'equilibrio tranquillamente degli ingredienti. Come infatti ho portato anche un babà ai 5 cereali, e ai 5 cereali con 5 spezie, che si avvicina un po' al nostro classico mustacciolo campano, che è un altro prodotto che comunque invidono un po'. Anche in questo caso innovazione. È un'innovazione, sì, mi sono messo in gioco e veramente ho ottenuto degli ottimi risultati, diciamo, su questo campo, perché poi utilizzando farina integrale, che è un attimino un po' non accorda, quindi è un attimino difficile tirarlo su, però ci siamo riusciti per questa manifestazione. Per l'innovazione, la pasticceria Bruno.
Primo premio per il babà tradizionale sarà Pasticceria La Torre. Adesso pacchetti, sì, non ti preoccupare. Ok.